Rashidele, ciao, volevo fare, cioè, quest'estate, primavera, sì, primavera, io sono stato in Nepal, India del Nord, Nepal, soprattutto in Nepal andato per fare acquisto del Kampana, stesso tempo festeggiare la nostra capitana tibetana di là, stesso tempo portare un po' di aiuto quest'anno stato in confine India-Nepal. Poi allo stesso tempo uscito ad andare in un villaggio dove producevo le campane tibetane, no? Quindi ci ho fatto un po' di video, volevo fare un po' di tempo fa questo editing, ma non ho riuscito a fare fino adesso perché tanti motivi. Finalmente i miei due amici sono venuti a aiutare me a fare questo editing. Allora ho fatto questo editing, allora prima di questo voglio aggiungere queste due parole. Guardate bene questo video perché ci sono tante, un villaggio, circa 2000 famiglie, 2000 famiglie, un villaggio fa 300 famiglie fa campane tibetane, loro lavoro attivo mattinale alle 4 di mattina fino alle 12 di mezzogiorno lavoravo. Quindi un villaggio che è molto bello. Mezzo alla natura, villaggio, tutti gente stanno bene. In India ci sono vari tipi di India e Nepal ci sono vari caste, sistema delle caste. Dice, queste caste chiamano quello di caste Karayakar, sarebbe la casta della divinità degli artigiani, ci sono una divinità anche che si chiama Vishwakarma, loro caste, questo caste qui. Quindi mi è piaciuto moltissimo dove ho fatto questa campana, un posto molto pulito. Ambientalmente molto bene, gente stava bene, c'è un po' di povertà in India e Nepal, così normale, ma non vedo la disperazione, non vedo la povertà estrema, così gente, c'è aria pulita, mangia bene, vestono bene, questo nel senso, vivo con una dignità, per te voglio dire. Quindi mi è piaciuto molto, guardate bene questo video fino alla fine perché è molto interessante come si fa. Come si batte le campane, quanto tante volte io spiego nel corso, nella vendita, quando facciamo fiera, così, persone non capisci che tipo di dietro lavoro ci sono, no? Gente qui, noi siamo occidentali, tutti abituati a trovare cose fatte con le macchine, pensano così, quindi, esempio, so, una campana io chiedo 100 euro per dire, ah, chiedono, non so, vuole dare 20 euro, una cosa così. Cioè, se guardate questo viene video, allora comincia a capire il valore della campana, no? Che parte del materiale che costano, ma proprio il lavoro è una cosa incredibile, manovra del lavoro pazzesco ci sono. Quindi voglio fare vedere, dimostrare che come si realizzano queste campane, no? Perché queste campane qualche naturalmente fanno nuove campane, ma poi antiche è stessa cosa. Ancora può darsi che ancora più lavoro, più dettaglio, ancora anticamente sicuramente, no? Ok, bene, allora guardate bene questo video, spero che a voi piace questo video. Lasciate lei. Tutto fanno campane tibetane, è una villaggio molto bella, metto la natura, naturalmente molto viva, prima di arrivare qui in strada sono questi boschi, un bel villaggio. Grazie.
casa. उधर नहीं है वो उस तरफ है वो गांव का अंदर है Hati kau pun esok? Hati kau pun esok? Nah, kapan ni?